Ciao, stasera faccio merenda come quando ero bambino. Pane, vino e zucchero. Da piccoli ci piaceva anche il vino e lo zucchero. Dopo, quando ho finito di mangiare, vi faccio vedere come preparavo le altre merende. Si usava tantissimo il pane era da tutte le parti, nelle merende, nelle colazioni. Usavamo il pane che facevamo da noi una volta alla settimana. E insieme al pane si metteva il vino con un pochino di acqua annaffiato e lo zucchero. Questa era una delle prime merende che si faceva. Il vino viene prodotto dalle uve di mio cognato Marino e la vendemmia è una festa per tutti noi. Era un pane con i grani che seminavamo e raccoglievamo noi e era fatto con il lievito madre, cotto nel forno a legna. Oppure si adoperava la marmellata che si spandeva sulla fetta di pane. Le susine, qualità cosce di Monaca, sono raccolte nel nostro orto e fatta la marmellata di solo susine con l'aggiunta di zucchero, tutto al naturale. Oltre alla marmellata si faceva con il pomodoro. Allora usava attaccare i pomodori in cantina e d'inverno si stropicciavano sopra. Noi usiamo il pomodoro del nostro orto, però fatto a pezzettini. Ci si mette sopra la fetta, si condisce con olio e sale. Oggi si ritrovano ancora questi tipi di pane. Quello che ho preso io è con grani antichi, con lievito madre, a lunga lievitazione e cotto a legna. Altra merenda era una fetta di pane con l'olio e il sale. Il nonno diceva sempre: quest'anno è un'annata poco buona, allora ci si fa solo un uno. Invece, quando le annate erano buone, dice facciamoci un otto e ci si ne metteva di più. Così come l'olio è prodotto dalle olive dell'altro cognato e sempre raccolta da noi tutti insieme. Ora assaggio la bontà di queste merende di quando ero bambino. Quella che preferivo era sempre quella col pomodoro. Buonissima. Poi con questi pomodori sono eccezionali. Questo sì che era fare merenda. Buone, buone, buone.